Non si fermano le ricerche dei dispersi sul velino. Finora nessun esito positivo. Covid, i dati di oggi in Abruzzo. Si registrano 161 nuovi casi. Governo e regioni rimodulano piano vaccini. In Abruzzo consegnate più di 38.000 dosi. Potenziato il Covid Hospital di Pescara, realizzati studi medici e spogliatoi. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque proseguono le ricerche di Tonino Durante, Gianmauro Frabot, Gianmarco Degni e Valeria Mella dispersi ormai da una settimana sul Monte Velino, che oggi sono stati circa 100 gli uomini tra soccorso alpino, guardia di finanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e nono reggimento alpini impegnati al ritrovamento dei 4 escursionisti di Avezzano. Ricerche che purtroppo non hanno portato a nulla di nuovo a causa del maltempo che ha rallentato le operazioni di soccorso. Domani si spera che le condizioni meteorologiche consentano l'utilizzo degli elicotteri che velocizzano il trasferimento in quota degli uomini e delle attrezzature, cosa che non si è potuto fare oggi, appunto, come detto, a causa del brutto tempo. La zona, ricordiamo, è stata interessata da una valanga estesa di 2 km e con uno strato di neve spesso dai 9 ai 12 metri. La situazione è a rischio, ma i soccorritori sono saliti lo stesso a piedi pur esponendosi a pericoli. Ieri le cattive condizioni meteo hanno fermato i soccorritori, la pioggia, la scarsa visibilità hanno impedito di salire in quota. Non è stato quindi possibile neanche un sorvolo in quota con gli elicotteri in quota 1700 metri per un controllo a vista di tutti i canali già ispezionati più volte in questi giorni. E in queste ore in prefettura si sta decidendo come procedere nei prossimi giorni e quanti uomini impiegare nelle ricerche di soccorso. Ora diamo spazio agli ultimi aggiornamenti sul Covid. Rispetto a ieri si registrano 161 nuovi casi da coronavirus in Abruzzo su 10.958 test eseguiti. Sono complessivamente 43.007 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui uno in provincia dell'Aquila, 13 in quella di Pescara, 22 in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 1470. Del totale odierno un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato comunicato soltanto oggi dall'ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 31.101 dimessi perché guariti, 209 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.436, 51 in meno rispetto a ieri. E dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 623.041 tamponi molecolari, 1.376 in più rispetto a ieri, e 77.943 test antigenici, 9.582 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,4%. 401 pazienti, 18 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 47, 1 in più rispetto a ieri, ma con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.988, 70 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Il primo cittadino di Lucco de Marsima, Rivera de Rosa, ha dichiarato di aver ricevuto la conferma di 4 tamponi rapidi positivi e la comunicazione di 5 nuovi casi di contagio. La De Rosa precisa inoltre che questo non significa che il virus è sparito, perciò invita tutti a mantenere alta la guardia e a osservare le regole precauzionali evitando assembramenti. Ricorda anche che tutte le persone conviventi di persone contagiate sono
tenute a restare all'interno della propria abitazione, salvo specifiche eccezioni, come ad esempio sottoporsi al tampone nei drive-thru se e quando attivi e solo su chiamata dell'ASL. In queste ore il governo e le regioni stanno rimodulando il piano vaccini a seguito dei ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'AIFA del siero di AstraZeneca più adatto agli under 55. I ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno incontrato i governatori insieme con il commissario Domenico Arcuri. All'aeroporto militare di Pratica di Mare sono arrivate domenica 66.000 dosi del vaccino Moderna. Saranno distribuite dall'esercito nelle regioni, somministrazione già da domani. E sono attualmente intanto 1.958.691 le dosi di vaccino somministrate in Italia, con 617.867 persone che hanno ricevuto anche il richiamo. E in Abruzzo delle 38.680 dosi consegnate ne sono state somministrate 29.268 per una percentuale del 75,7%, che è per una delle più basse d'Italia. La regione più virtuosa è la Campania, che ha utilizzato il 98% delle fiale a disposizione, seguita da Marche, Umbria e fanalino di coda, la Liguria, che ha somministrato il 67,2% delle dosi a disposizione. Per la campagna di vaccinazione, intanto, è stata, ricordiamo, prorogata il 28 febbraio prossimo la possibilità di inserire la propria manifestazione di interesse alla vaccinazione contro il Covid sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo. Ed è operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che per le regioni collegate ai sistemi di poste italiane offrirà prenotazioni online dalla Postamat tramite portalettere online o dal call center. Lo ha annunciato l'AD Matteo Delfante spiegando che la piattaforma è già attiva in quattro regioni, Sicilia, Marche, Calabria e Abruzzo, dove oltre 100.000 italiani hanno già completato il percorso di vaccinazione. Queste regioni ha indicato la vaccinazione quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette. Potrà essere prenotata ai cittadini online tramite appunto il call center o direttamente all'ATM Postamat, inserendo la propria tessera sanitaria o tramite i palmari in dotazione ai portalettere. Si svolgerà martedì 2 febbraio alle ore 10.30 nella Sala Fabiani della sede del Consiglio regionale all'Aquila la conferenza stampa dei gruppi di centrosinistra sulla proposta di rete ospedaliera che l'esecutivo regionale ha presentato al governo. Consiglieri dei gruppi PD, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto illustreranno criticità e analisi dell'ipotesi di programmazione delle strutture sanitarie elaborata dal governo regionale. Mentre il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato per giovedì 4 febbraio alle ore 13 la conferenza dei capigruppo. L'incontro sarà dedicato all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea legislativa. E sono stati inaugurati questa mattina i nuovi studi medici e gli spogliatoi del Covid Hospital di Pescara. Alla cerimonia che si è svolta presso il presidio ospedaliero Spirito Santo hanno partecipato il presidente Marco Marsilio, l'assessore alla sanità Nicoletta Verè e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. I due interventi dei 10 in programma nell'ASL di Pescara sono finalizzati al potenziamento dei servizi sanitari in relazione all'emergenza epidemiologica. La gestione delle procedure di progettazione e appalto è stata curata dall'ARIC nell'ambito del Piano Nazionale del Ministero della Sanità e della struttura commissariale di Arcuri in sinergia con l'ASL di Pescara. Gli interventi stanno andando avanti con celerità, ha spiegato il presidente Marco Marsilio, e quelli che inauguriamo oggi sono i primi e peraltro in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. Questo, prosegue il Presidente, è la dimostrazione che si può lavorare in emergenza con poteri speciali e
e mantenendo allo stesso tempo trasparenza, economicità ed efficacia nella realizzazione delle opere pubbliche. Gli interventi, aggiunge Marsilio, rappresentano un tassello ulteriore volto a potenziare il Covid Hospital, che rappresenta il fiore all'occhiello per Pescara e per l'intero Abruzzo. Le opere appunto riguardano la realizzazione di studi medici e spogliatoi per il personale sanitario in servizio nella terapia intensiva e subintensiva. Come detto anche l'assessore alla salute Nicoletta Verì, questa mattina è intervenuta alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi del Covid Hospital di Pescara, che ospiteranno appunto, come detto poc'anzi, studi medici e spogliatoi. E nella terapia intensiva. E parlando dei vaccini, la Verì ha chiarito: siamo quelli che hanno vaccinato il maggior numero di sanitari e medici, vuol dire che abbiamo seguito in modo preciso le norme e le raccomandazioni da parte del Ministero. Secondo una elaborazione della Fondazione GIMBE, fatta sui dati del Ministero della Salute, l'89% delle dosi di vaccino sono state somministrate a operatori sanitari e sociosanitari. È la percentuale più alta d'Italia, che si completa con il 3% destinato agli ospiti delle RSA e l'8% al personale non sanitario. E sulla prossima campagna di vaccinazione, quella rivolta agli over 80, i fragili e i disabili, l'assessore ha annunciato che si terrà domani un tavolo di programmazione e valutazione per far sì che venga fuori un calendario preciso. Aspettiamo, dice, l'arrivo di nuove dosi. Mi sono sentita questa mattina col referente regionale, in base a questo il numero di manifestazioni di interesse uscirà un calendario. L'assessore regionale al bilancio Guido Liris replica le dichiarazioni della deputata Stefania Pezzopane sui fondi Restart 2. Invece di fare proclami vuoti, come nel suo più classico stile, dichiara Liris, la deputata del PD si adoperi affinché le cifre di cui parla vengano effettivamente stanziate. Solo così ci permetterà di programmare come lei chiede. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale al bilancio in replica, appunto, come detto, alle dichiarazioni della deputata, con cui sostiene che dal governo sono in arrivo 110 milioni di euro per il programma Restart 2, dedicato alla ripresa e allo sviluppo economico del cratere sismico 2009. Le cifre di cui parla Pezzopane, dice Liris, sono assolutamente generiche e allo stato prive di fondamento. Proprio in questa fase, infatti, la struttura tecnica di missione sta acquisendo informazioni dalla Ragioneria di Stato per capire effettivamente come gli stanziamenti annunciati saranno calati nella legge di stabilità attraverso le tabelle. Il quadro non è ancora chiaro e al momento non si può assolutamente dire quale sarà la quota di fondi destinati alla ricostruzione che sarà assegnata al programma Restart. Purtroppo siamo alle solide. Il PD ama fare proclami che poi sono privi di fondamento e concretezza. Se la Pezzopane vuole rendere un buon servizio al suo territorio, conclude Liris, si adoperi per chiarire il quadro in modo da chiarire quanti sono i fondi a disposizione realmente e quali capitoli di spesa sono destinati. Fondo impresa, il fondo interprofessionale per la formazione continua d'intesa con Confindustria, CGIL, CISL, UIL, tra le misure per sostenere il rilancio e la competitività di aziende e dei lavoratori aderenti pubblica l'avviso 1-2021 Innovazione, che prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro suddivisi in macro aree. L'avviso del conto di sistema di fondi impresa, sostiene il presidente di articolazione territoriale di fondi impresa, Teodoro Calabrese, rappresenta una nuova e significativa opportunità per finanziare la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al fondo che stanno realizzando un progetto, un intervento di innovazione digitale e tecnologica di prodotto e di processo. Ciascun piano formativo finanziato nell'ambito dell'avviso
2021 potrà interessare infatti esclusivamente il seguente ambito: progetti o interventi di innovazione digitale o tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l'introduzione di nuovi prodotti o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti e che richiedono in una o più fasi della realizzazione o del trasferimento la formazione del personale interessato. Il piano formativo potrà realizzarsi a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall'avviso stesso. Le domande di finanziamento dovranno pervenire a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9 del 30 marzo prossimo fino alle ore 13 del 31 dicembre dell'anno corrente. Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo ai decreti legislativi relativi al riordino del servizio fitosanitario nazionale dei settori sementi, dei fruttiferi e delle ortive della vite. I testi unici di riordino normativo dei settori interessati sono il risultato della delega al Governo inserita nella legge di delegazione europea 2018 per l'adeguamento alle norme comunitarie. Sulle bozze sono intervenuti attraverso propri pareri sia il Parlamento sia la Conferenza Stato-Regioni con condizioni accolte dal Governo. Le modifiche intervengono profondamente sulle modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni e alle produzioni interne, l'individuazione di una rete laboratoristica nazionale per la diagnosi, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma soprattutto attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale. Il pacchetto approvato rilancia il ruolo e l'efficienza del servizio fitosanitario sia a livello nazionale che regionale, dichiara il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Labbate. L'obiettivo è di rendere ancora più efficiente e veloce la capacità di risposta del sistema nei confronti delle sempre più frequenti minacce derivanti dall'introduzione di organismi nocivi sul nostro territorio, a cui purtroppo ci espongono sia i cambiamenti climatici sia la globalizzazione del commercio. Difficile momento che stanno attraversando le imprese abruzzesi a seguito del Covid-19, la situazione occupazione dei distretti produttivi e le possibilità di rilancio che può offrire la programmazione del Fondo Sociale Europeo sono stati al centro dell'incontro tra l'assessore alle politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, e la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone. È stato un incontro costruttivo, ha detto l'assessore, che ha permesso di mettere a confronto le idee e proposte da mettere sul campo quando sarà il momento della ripartenza post-Covid-19. E su questo e sulla consistenza della ripartenza si gioca il futuro delle imprese abruzzesi, ha aggiunto Quaresimale. Per questo ritengo che un confronto diretto con chi ogni giorno vive le problematiche delle piccole imprese aiuti a migliorare la politica, ma soprattutto permetta di indirizzare con criterio la programmazione delle risorse comunitarie. Al presidente Ballone ho anticipato che la Giunta si appresta ad approvare le economie del piano operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, che a breve saranno pubblicati avvisi che guardano ai titolari di partita IVA, le piccole imprese. L'incontro con il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso è solo l'ultimo di una serie di incontri che l'assessore Quaresimale ha avviato sul territorio. E questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. E prima dei saluti, noi come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.